Allora, adesso diamo la parola al presidente dell'associazione Palla Elastica Pantalera, che fa parte della FIPAP, quindi un altro spaccato di rapporto, con una realtà che vedremo che parte da molto lontano, perché fa parte di quello straordinario mondo che è la sferistica, che è un, diciamo, un'attività ludico-sportiva. Sferisterio. Quindi, anche perché nel rispetto dei tempi, ringraziamo anche le comunità che stanno attendendo, ma valeva la pena ascoltare questa voce femminile, lascerei subito la parola, ripeto, a una delle discipline o attività sportive tradizionali italiche per eccellenza. Ricordo che prima dell'avvento del calcio, la diffusione del calcio, che è dal fine 800 in Italia, fino ai primi anni del 900, la sferistica in tutte le sue declinazioni era lo sport più diffuso, gli sferisteri erano presenti in tutta Italia, arrivavano ad avere capienze anche di 30-40.000 posti. Grazie al Presidente, all'Aga, per averci dato la possibilità di illustrare il nostro gioco, ma io direi, diciamo subito, sport, che è caratteristico delle nostre Langhe. Prima erano due atlete, adesso no, perché lei non sa cos'è la pantalera, io, che è mia moglie, io ho giocato fino a poco tempo. No, non lo sa. Ha capito dopo 40 anni. Ha sopportato la pantalera, ma non... Io ho giocato finché non mi hanno messo un chiodo qua per tenere assieme alla spalla, e il dottore mi ha detto forse è meglio che non giochi più, perché comunque è uno sport abbastanza violento. Questo è l'attrezzo che serve per giocare a pallapugno. Quindi è abbastanza pesante, è 190 grammi, ecco. E 190 grammi, e vi dico che quando viaggia a certe velocità, anzi, qualcuno è già andato all'ospedale, perché se te la prendi in testa vai per terra e perdi i sensi. Quindi viaggia a una velocità eccezionale. Diciamo che lo sport della specialità pantalera, che è una variante della pallapugno, diciamo è appunto uno sport da sferisterio, e ha origini insomma antichissime, agli Azzechi, nei siti del messicani, insomma ci sono dei campi da gioco, ecco, quindi giocavano in qualche modo, ecco, giocavano già più alla pantalera che alla pallapugno, perché effettivamente erano dei muri, dei spiazzali e non dei veri e propri sferisteri. Cioè quindi è uno sport molto molto ma molto antico, e diciamo che così deriva da una cultura contadina, ecco, perché lo sport dei contadini del mondo rurale, dei paesi, soprattutto nell'area dell'Albese, della Langa, Roero, Monferrato, nel basso Piemonte, diciamo, anche se interessava, perché la pallapugno, c'erano delle squadre che hanno giocato nei campionati italiani di pallapugno anche a Bergamo, quindi e a suo tempo di vecchio, cioè c'era abbastanza collegamento tra la palla, allora non si chiamava pallapugno ma era pallone elastico, con il bracciale. Quindi probabilmente molti di voi hanno visto delle pubblicazioni o hanno letto dei racconti del bracciale, che era in voga soprattutto nel centro Italia, in Toscana, tant'è che il mitico campione di pallone elastico, chiamiamolo allora era così, Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo,
è stato campione anche di bracciale, è stato un periodo che era campione bracciale in Toscana ed era campione italiano di pallone elastico, quindi sono due specialità sferistiche che si sono abbastanza simili. La differenza è che la palla pugno o la pantalera, comunque poi andremo a vedere che le due specialità sono molto molto simili, la palla pugno, l'attuale palla pugno, si gioca senza attrezzi, cioè praticamente si colpisce quel pallone che avete visto, che è 190 grammi, che se lo prendete senza niente vi fa venire la zona rossa e viola, lo si fa con una copertura molto artigianale, con delle fascie, una volta usavano anche solo un fazzoletto qualunque, ma adesso hanno comunque delle fascie, delle bende che si arrotolano sul pugno, chi fa il gioco grosso, lungo, che picchia forte la palla, usa un pezzo di cuoio a coprire, proprio perché c'è la palla, funziona il pallapugno se la colpisci in quel centimetro quadrato lì, se la prendi qua, non funziona. Quindi proprio la tecnica insegna che se vuoi che la palla vada dove vuoi tu, la devi colpire lì. Quindi non è facile, perché la vedi così, sembra semplice, ma non è facile. Quindi ci sono delle fasciature, forse c'è, no, ma aspetta, ve la so, le sanguine. Quindi non si usano attrezzi particolari. Il bracciale invece aveva un guanto di legno, praticamente un pezzo di legno in cui si infila il pugno dentro e serve da difesa, da copertura, e quindi cioè, la differenza è quella, ecco. La palla pugno e la pantalera, ecco, vedrete che anche nelle immagini, cioè sono due cose che viaggiano molto parallelamente, molto parallelamente. Poi vi spiegherò anche un attimo la differenza. Vengono dalla stessa area, vengono dalla stessa, è praticamente lo stesso sport. La differenza sostanziale è che la palla pugno è giocata negli sferisteri soprattutto, ed è basata in particolare sulla potenza dei giocatori. La pantalera, la variante alla pantalera, è praticamente lo stesso sport, ma si gioca, si adatta ed è trova il suo ideale nelle piazze, nelle contrade. Una volta si giocava in tutte le borgate, in tutti i buchi, perché è una specialità che non è basata solo e comunque solo soprattutto sulla potenza, ma è basata sulla precisione, sulla tecnica, sulla velocità, sulla destrezza e l'astuzia dei giocatori, perché qua ne va proprio dell'intelligenza tattica e l'astuzia dei vari giocatori, perché serve di più piazzare la palla in certi angoli della piazza o in certe piuttosto che spingerla oltre, cioè con lunghezze di gittata enormi che poi magari vanno in fallo e non portano frutti. Poi andremo a vedere poi come effettivamente funziona. Siamo partiti dagli attrezzi, no? tanto per continuare il discorso che stavate facendo prima, è che questi palloni qua sono stati costruiti, realizzati da un artigiano, da un piccolissimo artigiano che aveva un locale sotto un portico grande come quest'area qua, fino a 6-7 anni fa. Con una formula segreta, che nessuno, non siamo riusciti a comprare la formula. Lui ha smesso di fare i palloni, adesso ha dell'attrezzatura ancora sotto quel portico, che qualche giorno fa
ho sentito un amico che probabilmente riusciamo a comprare questa attrezzatura per metterla in un museo, e quindi questo non ha smesso. Ci siamo rivolti alla Mondo, che molti di voi conosceranno. La Mondo è lì vicino ad Alba, ed è l'azienda che ha costruito tutte le piste di atletica delle ultime Olimpiadi e tutto un po' per tutto il mondo, quindi non ha avuto difficoltà, nonostante abbia dovuto così eseguire diversi esperimenti, a realizzare questo pallone che, insomma, deve avere certe caratteristiche. Il problema è che la Mondo in questo momento ha qualche difficoltà, tant'è che sta chiudendo almeno parecchi stabilimenti, per cui probabilmente andremo a trovare le stesse difficoltà che avevano le ragazze prima per le barche, cioè trovare qualcun altro che sia in grado di fare dei palloni del genere non è semplice, perché devono essere equilibrati, perché se pensate che questo pallone colpito dai giocatori negli sferisteri fa 70-80 metri, 70-80 metri, e deve stare bilanciato, perché altrimenti se si muove diventa un problema il ricaccio, ecco. Su questo ci sono anche degli aneddoti vecchi, perché i vecchi marpioni, i giocatori, riuscivano a bagnare il pallone da una parte, e questo pallone dall'altra parte non lo ricacci più, finché adesso c'è proprio la norma che prima di battere un pallone c'è un componente della squadra avversaria che asciuga la mano del battitore e asciuga il pallone. Un certo giocatore Rossi degli anni 40-50, che era un fenomeno, prendeva la palla in mano, con lo sputo tac, la centrava in un angolo e sta palla andava in giro, per dire, cioè deve essere una palla equilibrata, ecco, era questo che volevo dire. Torniamo a noi. Allora, vi voglio dire due parole sul territorio, sull'area, dove si coltiva questo sport, questo gioco. Allora, l'area, vi ho detto già, è l'Albese e dintorni, ma interessa praticamente 4-5 la provincia, ecco, vi leggo le province che sono interessate: la provincia di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Savona e Imperia. Quindi il basso Piemonte e l'entroterra ligure, per quanto riguarda la Liguria, soprattutto la Liguria di Ponente, da Savona in avanti, tant'è che come Pantalera noi abbiamo squadre da Alessandria a Savona e delle valli alpine oltre il Cuneese. Quindi questo è il nostro territorio dove si è nato, dove si gioca questo sport. Alba ne è il centro, le Langhe sono un po' insomma il cuore di questa attività da sempre, quindi e quando parlo di Alba, le Langhe, vorrei chiarire ancora una cosa, perché ci sono diversi alcuni aspetti che vanno puntualizzati, perché altrimenti rischiamo di non comprenderci, perché quando parliamo di Alba e Langhe parliamo della zona del Vitata, della zona del Barolo, per esempio, tanto per intenderci, Barolo Barbaresco, che è attualmente anche patrimonio vitivinicolo, quel che è definito come paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monforte, e Monferrato, patrimonio dell'UNESCO, quindi. Ed è un'area che è diventata turisticamente molto, molto attiva, molto, molto, dove ci sono, e quindi ha perso un po' le caratteristiche della vecchia Langa, però quando parliamo di Langa parliamo anche della Langa dell'Alta Langa, della Langa della Valle Belbo, della Valle Bormida, dell'Appennino Ligure che va su verso la Liguria,
dove insomma è ancora cioè si può ancora paragonare alla vecchia langa di Beppe Fenoglio, della Malora, ed è, non è molto difforme da come si può immaginare leggendo Beppe Fenoglio, ecco. Quindi soprattutto in questa langa qua è ancora molto viva e l'attività della pallapugna, ma soprattutto della pantalera, perché adesso la pantalera è, vi dicevo, è quella che si svolge nelle piazze, nei paesi, piuttosto che negli sferisteri. Poi non so se volete parliamo anche del Mermet di Alba. Non so, avete sentito parlare dello sferisterio, il Mermet di Alba è lo sferisterio più ancora in attività ed è il più vecchio che ci sia, che è ancora in attività, perché tutte le città italiane, ma in tutta la parte centrale dell'Italia, nord Italia, soprattutto in Romagna, nelle Marche, tutte avevano un loro sferisterio, sapete benissimo, tant'è che quello di Macerata, monumentale, è stupendo, no? Adesso fanno opere liriche, però quello ancora in attività, di vecchia data, che è quello di Alba, il Mermet è del 1850, l'hanno iniziato nel 1854, ultimato nel 1857, e qua c'è tutta una storia dietro a questo sferisterio, che è un po' il fulcro della pallapugno, dove Giovanni Arpino, vedo qua, lo ha definito, questo è il Maracanã, lo stadio Azzecca, il Wembley, l'Olimpico, il Madison Square Garden, insomma lo sferisterio di Alba è il luogo principe del pallone elastico, guai a chi vi arriva e non sa distinguere una caccia o scommettere sul suo favorito. E questo era Arpino. E quindi il Mermet di Alba, che fino a qualche giorno fa, per una così sciagurata programmazione urbanistica, rischiava di essere edificato a scopo commerciale. Tant'è che il piano regolatore attuale di Alba, non si sa come, non si sa perché, prevede in quell'area lì, che è di proprietà privata, da sempre è stata di proprietà privata, costruita da Mermet, che era un avvocato francese al seguito delle truppe di Napoleone che si è insediato ad Alba, e quindi ha rischia di essere oggetto di edificazione, tant'è che il piano regolatore appunto prevede due piani di garage più altri edifici. Come Pantalera, io sono il presidente dell'associazione Pantalera, ci siamo indignati, abbiamo comunque creato un'opinione pubblica, mi sono agitato, ho trovato riscontro in moltissime associazioni, moltissimi, quindi ho trovato assolutamente consenso. Nel giro di qualche mese abbiamo fondato una fondazione, di cui ho il piacere di essere il presidente, e abbiamo acquisito il sito del Mermet. Siamo riusciti a trovare i finanziamenti e l'abbiamo acquisito, per cui il Mermet non diventerà di uso di a disposizione del pubblico senza rischiare di diventare un parcheggio. E vi voglio leggere per inquadrare un attimo l'area, la zona, lo spirito di questo nostro territorio, cosa scrive appunto in occasione dell'acquisizione del Mermet. Abbiamo pubblicato un opuscolo che contiene un fascicolo, uno scritto del professor Piercarlo Grimaldi, che è un antropologo e che è un docente dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
tra l'altro, molto lungo, vi voglio solo leggere alcuni passaggi così rendiamo l'idea di cosa stiamo parlando. Ecco, parlando appunto di queste colline, di questo territorio impervio che è l'opposto di cosa diceva stamattina l'assessore di Mede, no? Qua avete tutto bello piano, noi purtroppo abbiamo le colline, però abbiamo anche il vino che serve per far morire il riso, quindi cioè, possiamo compensare. E a proposito di questa situazione, questo antropologo scrive: ma è vero, il vero gioco del pallone a pugno si può e si deve cercare ancora nelle borgate, nei paesi aggrappati a queste colline, nei ritagli di spazi angusti, contorti di quotidiana vita vissuta. Qui, dove il regolare appoggio al pallone che vola lontano e veloce sono sotto la spinta di un pugno appena protetto da una benda, un pezzo di corame che contorna quella parte del pollice che si fa pugno e incontra il pallone con una precisione anatomicamente millimetrica. È un lusso che non ci si può permettere. Il pugno così pronto per la sfida è fermato da un pezzo di spesso cordino. L'appoggio può essere il muro di una casa, una rete che lo protegge dal rotolare verso colline più a valle. Qui si vede la vera essenza eroica del pallone elastico. In mancanza di queste poche essenziali cose che definiscono la povera attrezzatura del giocatore, un fazzoletto da naso in tasca c'è sempre. Su questi fazzoletti di collina la forza contadina deve essere dosata, pesata, repressa, e qui entrano in gioco con la loro astuzia i terzini, i due giocatori che stanno sotto la metà di campo e sono parte della tattica variabile in funzione dei sempre diversi terreni di gioco, una tattica fatta di malizie acquisite nel tempo. Se poi, come abbiamo visto, il terreno non permette di esprimere il massimo di forza che il giocatore può generare perché non concede spazi al gioco alla lunga, ci si scontra nell'eversione alla pantalera. Il battitore non lancia il pallone con la forza del pugno, ma astutamente lo dosa facendolo rimbalzare su un'apposita tavola di legno posta in obliquo ad un muro che funge da traditore appoggio, oppure sullo sconnesso tetto di una casa per cadere ciecamente nel campo avversario. Ecco qua, parliamo di... Allora, entriamo nel discorso della pantalera. Pantalera cosa vuol dire? Pantalera è la parte del tetto che esce dalla sagoma di un edificio, in genere era tetto in legno, le travi, la parte esterna alla sagoma dell'edificio viene indicata come pantalera. Ecco. Inizialmente nelle borgate si usava il tetto come pantalera, nel senso che se alla lunga inizia il gioco il battitore che spinge questa palla più lontana possibile, nella pantalera il battitore, che si chiama campau, prende la palla e la butta sul tetto. Sul tetto, in genere il tetto con i coppi alla piemontese, sono tutti coppi ondulati, per cui questa palla poteva andare da una parte, dall'altra, quindi l'irregolarità era cercata, ecco, voluta. Poi scendeva a terra, se la lasciavi battere per terra, magari c'è la sternia di pietre che era tutta ondulata, per cui o lo colpiva al volo o avevi altre difficoltà. Chi la rimandava magari su un altro tetto che scendeva da un'altra parte, quindi il gioco della pantalera, la specificità è proprio quella. In genere adesso non si usano più tanto i tetti perché a forza di pagare assicurazioni, perché poi il tetto si rovina, allora si usano ecco qua sono delle... c'era la pantalera, avevi prima? Eccola lì.
sono degli assi del genere, non sono regolamentati più di tanto, ma in genere sono degli assi larghi 70-80 cm, lungo un metro 80, un metro 50, con delle traverse, vedete, per rendere irregolare il lancio, per rendere più difficile il lancio, ma anche più irregolare il rimbalzo, in modo da rendere difficile il ricaccio. Quindi quella è la famosa pantalera, è la differenza sostanziale che c'è tra il gioco della palla pugno alla lunga e la pantalera. La pantalera si gioca, allora, adesso qua spiegare la pantalera non è facilissimo, io ci provo, abbiate pazienza un attimo, cerco di spiegarvi come funziona. Allora, voi pensate al tennis, perché il punteggio è come il tennis e il gioco sostanzialmente un po' è riferibile al gioco del tennis. Primo, l'importante è mandare questa palla sempre più lontano possibile nel campo dell'avversario, cioè questo è il concetto fondamentale. La palla è attiva, io dico palla attiva così ci capiamo, nel momento in cui è colpita al volo o dopo il primo salto, tennis, perché al tennis o la colpisce al volo o al primo salto, quando tocca a terra la seconda volta non conta più niente. Quindi di lì, quando colpisce terra la seconda volta, la chiamiamo palla neutralizzata, non ha più incidente. Quindi io spingo di lì, tu spinghi di qua, faccio andare la palla oltre la linea di fondo campo è 15, è un punto, se la tiro fuori è un altro 15 per gli avversari, ho fatto fallo, e la posso colpire, ecco fondamentale, la palla solo con il braccio sino al gomito, questa parte qua. In qualunque altra parte del corpo io tocco la palla quando è viva, è un fallo, punto perso, ok? Fino a qua non credo ci siano problemi, il gioco è come il tennis, 40 pari, vantaggio, non vantaggio. Ecco, adesso mi tocca spiegare la parte più difficile, che sono le cacce. Allora, la caratteristica è proprio quella delle cacce. Allora, ecco lì c'è una caccia. Allora, nel momento in cui si ferma una palla neutralizzata, cioè non più al primo salto, quando ha toccato terra, dopo il secondo salto, la puoi fermare come vuoi, con le mani, con i piedi, fermala dove vuoi. Nel punto in cui la fermi, quella si segna una caccia. Se ne fanno una, due. Una volta si facevano due cacce, adesso se ne fanno quattro per accelerare la cosa. O meglio, si fanno delle cacce sufficienti affinché la squadra che ha il maggior punteggio in quel momento può fare il gioco. Cioè, se sono 30-0 o 30 pari, fai due cacce, perché 40 e poi fai il gioco. E si cambia campo. Fondamentale, perché se io ho spinto la palla molto avanti, quando cambio campo devo difendere una porzione di terreno inferiore rispetto alla squadra avversaria. Sono 40 anni che ci provo. La caccia serve a delimitare, è una linea immaginaria che viene segnata con quelle cose lì. È immateriale. È proprio immateriale quella, ma serve a delimitare la porzione di campo che a campi invertiti le squadre devono difendere, perché io conquisto quella caccia lì nel momento in cui riesco a neutralizzare la palla nel campo dell'avversario. Buonanotte, l'ho spiegata a dei tedeschi, eravamo là a mezzanotte sul campo loro avevano bevuto un po', io ho dovuto bere. Comunque quello è il concetto fondamentale, le cacce nella pallapugna, nella pantalera abbiamo questo problema qua. Però se ci pensate un attimo, cioè
io devo spingere questa palla più avanti possibile. Quando la viene fermata, si segna questa linea immaginaria, io poi cambio campo, cominciamo a giocare, io devo difendere dal campo, la porzione di campo che da quella linea immaginaria va verso l'intra, il fondo del mio campo. Capito? Quindi è più facile se ho fatto prima, quando ero a battere, ho fatto la caccia molto verso il ricaccio. Buonanotte. Allora, ripartiamo. Allora, va bene. No, allora, proviamo a fare questa partita. Ragazzi, io prendo questa palla, cioè la butto sopra la pantalera, dall'altra parte devono spingerla più verso il campo avversario possibile, no? È normale, in tutti i giochi di palla è un po' così. Se non ci sono falli, perché se è un fallo è 15 per la squadra avversaria, se non ci sono falli questa palla viene neutralizzata, cioè fermata a terra dopo il secondo salto a una certa posizione del campo, e lì si forma questa linea immaginaria. Gioco un altro pallone, lo giochiamo, facciamo un'altra linea immaginaria fino a 4, perché se siamo 0-0 facciamo 4 cacce, giusto? Perché servono 4 punti per fare il gioco. Cambiamo campo, il fatto nel momento in cui cambiamo campo, a me è interessante, è utile aver fatto queste cacce più profondamente possibile nel campo avversario, perché al momento in cui vado a cambiare campo vado dalla parte dove era prima l'avversario, quindi se io queste cacce, queste linee le ho fatte molto avanti avrò meno campo da difendere. Eh sì, ma allora secondo ci ho messo un po' a capire, ci ho messo un po', no, ci ho messo un po'. Allora, vediamo se riusciamo a capire. Non siete neanche tedeschi, la io caccia, i tedeschi mi capisco. La ma caccia voi... cambia la porzione di campo, non sì, c'è da più la mezzeria. No, la mezzeria non c'è non mai. Non c'è più la mezzeria. Non contiamo. Quindi la caccia diminuisce o allunga la porzione di campo. È ovvio che nel momento in cui cambio il campo, io mi trovo a preservare un campo più piccolo, ho maggior possibilità di vincere, di conquistare il 15. Allora, perché ho il campo più piccolo da preservare. E secondo me è importante capire questo, capire che alcuni falli danno direttamente il 15. Certo. Altri, in questo caso il doppio rimbalzo, non dà il 15, dà la caccia. Bravissimo, quando lo fermi nel campo dopo il secondo rimbalzo ti dà la caccia. Determini una linea del genere. E quindi quando c'è il cambio campo non c'è più la mezzeria. La mezzeria è data dalla caccia. Giochiamo la prima caccia e la linea di campo è data dalla linea immaginaria della prima caccia. Giochiamo la seconda? Sì. È la seconda. È interessante. Tra l'altro è una modalità, se posso inserirmi, è una modalità che non è ad esclusiva della pallapugno o della pantalera, ma molte modalità di palla elastica giocano con le cacce. E la caccia è proprio questa. Sì. Anche, e dirò di più. Il tamburello, il gioco del tamburello, quando veniva giocato in strada, aveva le cacce. A muro, quando giocano sì, a muro. Aveva le cacce e contrariamente alla pallapugno, al pallone elastico, quando era pallone elastico, che pur essendo portato nello sferisterio mantiene le cacce, il tamburello le ha eliminate. Non c'è più. Sì. Il tamburello gioca sempre con la metà campo. Sempre con la metà campo. C'è la linea che da noi viene determinata dalla caccia, la linea che divide il campo dalla caccia. Nel tamburello viene data sempre dalla metà campo. Ecco, invece qua è importante il discorso delle cacce, perché
cioè se tu fai delle cacce buone dalla parte, da una parte del campo, poi vai dall'altra, ti sono utili, ecco, questo voglio dire. E bisognerebbe farlo, bisognerebbe vedere una partita. Venite a vedere una partita, vi invito tutti. Sì, adesso vi facciamo vedere anche il video. Adesso vi facciamo vedere il video anche. Cosa volevo ancora dirvi? Ah, la pantalera, ecco, lasciatemi solo. Lì però azioni da gioco, poi c'è un filmato, ma è un po' più complicato. Proprio ecco, dovevamo registrare una partita, quello forse dovevamo, delle fasi di gioco probabilmente. La pantalera, ecco, la cosa che volevo un attimo sintetizzarvi anche è il discorso che la pantalera è stata un po' negli ultimi 33 anni, ecco, negli ultimi 33 anni abbiamo cercato di raggrupparla, cioè perché prima era quasi esclusivamente oggetto di tornei a livello di paesi, non paesi, un po' di qua, un po' di là, c'era anarchia assoluta. Cosa abbiamo fatto 33 anni fa? Ci siamo messi lì e abbiamo deciso di fare un'associazione e di cercare di ridare vita appunto alla pantalera, e tant'è che abbiamo fatto uno statuto che nell'articolo 1 la prima cosa è quella che l'intento era quella di riportare il gioco della pallapugno, della pantalera, nelle piazze dei nostri paesi la domenica pomeriggio, perché allora si giocava esclusivamente la domenica pomeriggio, e quindi quello era il nostro obiettivo, e l'abbiamo costituito l'APEP, e da allora abbiamo organizzato un po' tutto il movimento della pantalera, anche se ci sono altri tornei, ci sono ancora altre cose, va bene, l'APEP è affiliata alla FIPAP, che a sua volta è affiliata al CONI, quindi diciamo che noi abbiamo un collegamento con il CONI, ecco, siamo un'associazione, facciamo tutto noi, perché la FIPAP non ci dà né, fino a qualche anno fa abbiamo sempre litigato, ma proprio litigato di brutto, e adesso non ci dà supporto, io sono 33 anni, all'inizio quando si giocava la domenica sera, dal domenica pomeriggio, io sono stato almeno 20 anni che non sono uscito, perché dovevo raccogliere tutti i risultati, perché i giornali andavano in pubblicazione il lunedì e il martedì, quindi io la domenica sera dovevo mettermi lì, aspettare tutti i risultati, telefonare, avevo i numeri di telefono delle madri dei giocatori, delle morose, di tutti, e a raccogliere i risultati, poi c'era WhatsApp, non c'era mai cellulare. Con i fax con la carta trattata che ogni tanto rimaneva incastrata, dovevo mandare, avevo 11 o 12 giornali tra l'Astigiano, Cuneese, perché non vi ho detto che l'APEP adesso, parliamo da sempre, ma diciamo il 2018, noi abbiamo fatto i campionati di pantalera con 32 squadre su un territorio con 5 province, quindi abbiamo, volete i dati? No, io ve li do, dove sono andato a finire? Volevo dare solo due dati. Spieghiamo il gioco ancora. Ecco, guardate, adesso stanno giocando in una piazza. Ecco, questo cos'è il film? Questo è il film. Quando giocavano sui coppi. Sì. Quelli sono. Questo è Franco Piccinelli, vi ricordate, di Rai 3, era un nostro grosso fan, amico. E
Secondo inibitorie. Sì, sì. Ecco, quello sono le fasciature, ecco così, vedete un po' come sono tappati adesso. Una volta avevamo un fatto, vedi che puliscono il braccio, ecco. Questo è pallapugno alla lunga, ma sostanzialmente è uguale. Questo è uno storico della pallapugno, Caviglia, che ha scritto anche dei libri. No, vi dicevo che nel 2018, tanto per dirvi, noi abbiamo avuto queste 30 rotti squadre che vanno da Savona, ecco, c'è cioè Savona, Alessandria e tutta la zona dell'Albese, del Monferrato, e abbiamo gestito tra, perché poi abbiamo fatto la Serie A, la Serie B, la Serie C, più la Coppa Italia di Serie A, di Serie B e di Serie C, dove la Coppa Italia le andiamo ad abbinare a delle manifestazioni di paese, tant'è che da un po' di anni ha avuto anche successo questa formula, perché noi andiamo nel periodo della festa patronale di alcuni paesi che ce lo chiedono, andiamo a fare questo torneo che serve anche da Coppa Italia. E quindi campionato di italiano di Serie A, di Serie B, di Serie C, Coppa Italia, intanto abbiamo disputato 265 partite su 32 comunità, 32 comuni. Quindi il discorso è complesso, proprio quella dell'organizzazione diventa, perché se io faccio un torneo nel mio paese alla festa ci impiego 3-4 giorni, riunisco le squadre qua, è un problema proprio di calendari, di tutto, perché 265 partite, organizzarli, trovare, perché molti dei giocatori che giocano alla Pantalera giocano anche nei campionati alla lunga, quindi bisogna coordinare i calendari della pallapugno alla lunga con quelli della Pantalera. Quindi cioè, è un lavoro laborioso, complesso, ma che io sono contento che lo portiamo avanti. C'ho anche dei collaboratori che mi danno una mano, ci mancherebbe, perché ha consentito di avere ancora oggi, nel 2018, adesso probabilmente sarà la stessa cosa nel 2019, su un territorio enorme, la pratica della pallapugno alla Pantalera sulle nostre piazze, perché in tantissimi comuni i giovani non saprebbero neanche più che esista la pallapugno se non ci fosse il nostro torneo dei paesi, perché abbiamo fatto i campionati, però io continuo a chiamarlo, perché la nostra organizzazione è nata come torneo dei paesi e la chiamiamo ancora adesso, perché torneo dei paesi, perché oltre ai premi normali, le solite cose, noi abbiamo un palio, che non so se si vede da qualche parte, se hai qualche foto, abbiamo un palio nel solco di chi ci ha preceduti, volevo dire che con questo palio viene passato da una comunità a un'altra, in base a chi lo vince. Chi lo vince deve scrivere il nome del paese sopra, perché noi non parliamo mai di giocatore, qualcosa, parliamo del paese, quindi il paese di, non so, di Lecchio, Berri, ha vinto, scrive il proprio nome, lo tiene nel comune, in genere lo tengono nel comune, e l'anno successivo glielo faccio portare da chi l'ha vinto l'anno prima, lo faccio consegnare a chi lo vince, l'ha vinto quell'anno, ecco, quindi glielo faccio portare sul campo. Quindi anche qua qualcuno scrive il nome del proprio paese un po' più grande di cosa è consentito, cioè abbiamo qualche discussione, perché parliamo di gioco, però io all'inizio ho subito detto che è gioco, ma è anche uno sport, perché rimane una grossa base di agonismo, anche se non è più come 20 anni fa, dove veramente c'era la lotta tra paesi e paesi, ma insomma ci sono, guardate,
ve racconto solo una, che è quella che un anno avevamo 1500 spettatori in un paese a Diano d'Alba, dove avevamo in programma la finale del terzo e quarto posto del primo e secondo. Abbiamo fatto il terzo e quarto posto, il primo e secondo non l'abbiamo giocato. Vi spiego perché. Perché la rivalità delle due squadre era talmente alta che noi organizzatori abbiamo rivisto la pantalera, quell'asse che avevate visto prima, che l'ultimo listello era malandato, l'abbiamo sostituito, e l'abbiamo sostituito 9 mm più alto di cos'era prima, scritto sui giornali, una pagina intera sulla stampa di allora, e una squadra, pensando che l'avessimo fatto per danneggiare il loro campau nei confronti dell'altra squadra, non ha giocato. Avevamo 1500 persone, mi ricordo c'erano 4 parlamentari e il presidente della regione Piemonte, che tra tutti non sono riusciti a convincerli a giocare, per dirvi la rivalità che c'era tra un paese e l'altro, perché nei tornei, nelle cose di paese, ci può essere la rivalità tra una squadra e l'altra, tra un rione e l'altro, qua tra paese e paese, oltretutto tra magari la Langa e il Monferrato, c'era una rivalità veramente che si tagliava col coltello. Era un'altra finale a Cravanzana. Noi siamo andati a piazzare il campo, a preparare il campo per il giorno dopo che doveva svolgersi la finale. Nella notte la squadra di Gorzegno sono andati e hanno modificato la pantalea. Nella notte sono andati in notte, quindi al mattino dobbiamo dovuto rifare le cose, altrimenti non avremmo giocato. Quindi insomma c'è agonismo, c'è ancora rivalità. Ed è quello che secondo io non vorrei perdere neanche, perché se facciamo solo rievocazioni va bene, per carità, va bene tutto, la partita in Piazza del Duomo che fanno sovente con i costumi di una volta, perché una volta si giocava con i pantaloni bianchi lunghi e la canottiera a pallapugno, e adesso si gioca con le divise delle squadre. Va bene anche quello, serve anche quello, però così a me interessa rendere vivo questa attività, questo sport, e quindi ci deve essere comunque una base di agonismo, insomma, deve essere così attuale. Altre cose, vi posso dire mille cose, ma... ecco, il nostro torneo è nato appunto 30 rotti anni fa, è nato con delle regole ben precise, dove per esempio potevano giocare per il paese, perché ripeto, torneo dei paesi, per quel paese lì potevano giocare i residenti in quel paese. Poi abbiamo visto che era limitativo, allora abbiamo cominciato a dire i residenti e magari chi ha rapporti di lavoro con quel paese, magari chi ha il domicilio lì, chi si è sposato lì. E sono venuti fuori anche dei falsi stati di famiglia, io vi dico quello. I sindaci, sì, un sindaco ha certificato che... quindi. E poi invece adesso insomma abbiamo liberalizzato un po' perché diventava un po' penalizzante. Non lo so, io vorrei farvi vedere delle immagini, che ecco qua siamo in una piazza, ecco qua è Cerretto Langhe, dove ecco adesso l'arbitro sta spiegando le regole, ecco perché è fondamentale anche questo, cioè mentre in uno sferisterio ci sono delle regole, delle norme, delle linee ben definite, nella pantalera quando giochiamo nelle piazze il campo non è definito in modo proprio preciso, nel senso che a parte la linea di fondo campo è da una parte e dall'altra, attorno vedete ci sono le case, ci sono i muri, per cui la palla è buona se, ecco, vedete, guarda, stanno aspettando la palla che scenda, magari va sul tetto, poi scende, vedete? Ecco, questo rende l'idea, questo pezzo qua.
all'Equioberia, per esempio, c'è una chiesa con un piazzale davanti, con una scala che scende nella piazza dove si gioca. Quando la palla supera la chiesa, va su quella piazza là, la gente che è sopra dice: avent più, non viene più. Oh, sì, sì, viene, attenzione, allora la palla tu, poco per volta scende gli scalini, tu, ed è buona, perché... Ed è buona, fino a che non ha battuto due volte sul terreno di gioco, è buona la palla. Certo. Viene, arriva, allora si agitano, anche qua, qua una piazzetta, anche questa, dove si gioca questa situazione qua. E qua c'è il retto, qua siamo in occasione della cerimonia del... della cerimonia della consegna dei Ballon d'Or, perché ultimamente c'è una cerimonia dove partecipano la federazione e la regione, si consegnano il Ballon d'Or sia per il pallone alla lunga che per la pantalera ogni anno, e si gioca a contatto della gente. Poi non lo so, nella pallapugno, nella pantalera adesso un po' meno, ma se volete c'è stato il fenomeno e c'è ancora il fenomeno adesso delle scommesse. Fa parte della... questo era una cosa ancora adesso, fa parte proprio della prassi della pallapugno, ecco, in qualunque sferisterio si andava, ma anche adesso, se io vado in un sferisterio so a che punto se andate verso il 70, i 70 metri, c'è un signore che in genere raccoglie i soldi, ha un fogliettino e si segna chi scommette, perché scommetto che il gioco lo fa quella squadra là, tiro fuori 100 euro. Qualche anno fa, su certe partite di campionato, c'erano decine e decine di milioni di lire, quando parlavo di lire. Quindi non, adesso... Ma comunque succede ancora adesso che dalla Liguria, quando giochiamo qua in Piemonte, ci sia qualche signore che telefona a questo qua che tiene le scommesse di gioco 500 euro che vince quello lì, o 500 euro che quell'altra squadra non fa più di 8 giochi, perché le partite vanno agli 11, mm-hmm. Giusto? E quindi ancora adesso questo, però in forma molto più light. E su questa informazione io direi che potremmo guardare qualche immagine, visto l'ora, io... siamo particolarmente in ritardo. Io ringrazio e ringrazio l'intervento del Presidente e invito gli eventuali domande a tenerle per domani mattina per la tavola rotonda. Mi sento di dire solamente una cosa. Mi lascia ancora un secondo. Sì. Volevo dirvi ancora questo, che adesso vi lascio la lettera. Io ho parlato con il presidente dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Ponferrato, l'amico Roberto Cerrato, che mi ha scritto una lettera dove mi dice che la pratica della pallapugno e della pantalera era già stata inserita nel dossier di candidatura al patrimonio dell'UNESCO delle aree vitivinicole, e che lui, essendo un componente della Commissione Nazionale UNESCO, come esperto nominato dal 2015, è disponibile, se abbiamo bisogno, se abbiamo necessità della sua consulenza, è disponibile a darci una mano. Ecco, grazie mille, penso che sia assolutamente utile, e anzi grazie. E volevo solo concludere dicendo che allora ringrazio della disponibilità, della presenza, e dico solo che diamo una priorità. Il Presidente ha insistito molto nel dire, nell'assimilare le due tipologie di gioco, ed ha ragione, perché poi il regolamento è sostanzialmente il medesimo, ma la differenza sostanziale è che la pallapugno si gioca negli sferisteri, la pantalera si gioca, come è stato detto, in piazza e nelle strade, e quindi con le differenze che abbiamo visto. E se personalmente, e anche come idea, se dobbiamo scegliere dare priorità all'uno o all'altro,
diamo la priorità a chi gioca in strada, perché per noi è importante mantenere, quando è possibile, ottenere o recuperare anche gli spazi urbani al gioco e non solo alle altre attività sociali. Mi sembra giusto, anche perché litighiamo sempre, quelli della pallapugno dicono che la Pantalera è figlia della pallapugno, io dico no, e viceversa, perché noi giocavamo nelle piazze, nei cortili, nelle borgate, prima ancora che ci fossero gli sferisteri. Grazie.